Contro l'industria dei partiti, raccoglie alcuni testi di Ernesto Rossi. Sono testi che hanno oltre mezzo secolo, eppure sono testi attualissimi. Ernesto Rossi è uno dei padri della patria, allievo di Salvemini, antifascista, appartenente ai gruppi di Giustizia e Libertà. Viene condannato dal Tribunale Speciale del Fascismo a 20 anni di carcere. È una figura leggendaria della storia contemporanea dell'Italia. Questi suoi testi oggi sarebbero considerati una sorta di manifesto dell'antipolitica. Ernesto Rossi in questi testi si occupa soprattutto della funzione dei partiti e del possibile finanziamento dei partiti e più in generale dei rapporti tra i partiti e il potere economico e finanziario. E da questo punto di vista le osservazioni di Ernesto Rossi sono più preziose e attuali che mai. Questi testi di Ernesto Rossi sono la dimostrazione che oggi, se si vuole essere lucidi nell'analisi, bisogna essere assolutamente radicali e intransigenti anche nella proposta politica e nell'opposizione all'establishment. Il lettore che leggesse alcuni di questi brani senza sapere quando e da chi siano stati scritti, penserebbe che facciano parte della più virulenta polemica di oggi. Ecco perché io credo che la lettura di questi testi sia un esercizio che sarebbe utile oggi per qualsiasi cittadino italiano, che troverebbe sistematizzati con grande acutezza e anche con uno stile letterario di grandissimo livello, tante cose che questo cittadino sente. A volte non riesce perfettamente ad esprimere i motivi dell'opposizione all'attuale sistema dei partiti e ai loro dirigenti e la consapevolezza che essere contro questo sistema dei partiti e i loro dirigenti non significa affatto cadere nel qualunquismo, non significa affatto cadere nell'antipolitica, ma è anzi la premessa per incominciare a fare politica veramente in modo democratico.